Plus, sono 152 i progetti approvati. Conte, risultato straordinario, strumento di riscatto per il Sud. Il Premier a Isernia incontra gli studenti e pranza con i ragazzi della cooperativa Lai. In prefettura a Campobasso la firma del contratto istituzionale di sviluppo. Reddito di cittadinanza e quota 100, il presidente dell'INPS Tridico, Molise nella media, firmato protocollo con l'ANCI. Sanità, 180 punti per i LEA, Toma, risultato ottenuto grazie all'azione di governance istituzionale, ora stop al commissariamento. Raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, l'ex sindaco sbrocca, dice no alla delocalizzazione e spinge per la copertura del tratto che attraversa la città, domani parla Roberti. Robert De Niro senza freni, non tollero Trump, forse torno a Ferrazzano. E infine il calcio di Serie D, Campobasso in apprensione per Alessandro, il bomber è in forse per domenica, intanto Cudini pensa di lasciare in panchina Musetti e schierare dall'inizio Giampaolo. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso, l'avete sentito dai nostri titoli, è il giorno di Giuseppe Conte in Molise per la firma del contratto istituzionale di sviluppo. Mentre vi parliamo, il Premier è con gli studenti di Isernia all'auditorium, poi un pranzo veloce alla cooperativa Lai e ancora raggiungerà Campobasso la prefettura per mettere nero su bianco il CIS. Allora, prima di sentire le dichiarazioni di Giuseppe Conte, rilasciate al nostro Nicola De Santis a Isernia, velocemente a Campobasso in diretta dalla prefettura, dove per noi c'è Valentina Ciarlante. Buon pomeriggio Valentina, in compagnia del sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Bentrovati a entrambi, vi chiedo di pazientare qualche minuto perché in apertura di telegiornale ascoltiamo le dichiarazioni di Giuseppe Conte ad Isernia, occasione straordinaria per il Sud, così ha detto Conte riferendosi al CIS. Sentiamo Nicola De Santis. La giornata in Molise del Premier Giuseppe Conte è iniziata all'interno dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia, dove ad attendere il Presidente del Consiglio vi erano circa 700 studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori della provincia. Fuori dalla struttura di Corso Risorgimento numerosi isernini che hanno accolto Conte con applausi e cori di incoraggiamento. Il Premier, nonostante un notevole ritardo sulla tabella di marcia, si è avvicinato alle transenne per salutare gli isernini, dimostrando grande disponibilità nei confronti dei cittadini. Poi l'incontro con la stampa, alla quale Conte ha affidato un brevissimo messaggio. Gli studenti stanno aspettando, ho avuto un ritardo perché abbiamo fatto la riunione con Gualtieri, stiamo mettendo a punto le ultime misure, affinando gli ultimi dettagli. Quindi abbiate pazienza, siamo qui per il CIS, portiamo un grande progetto, 150 progetti saranno finanziati, rilanceremo questo territorio. Un messaggio per gli studenti, una parola per gli studenti. Adesso lo porto dentro, il messaggio agli studenti che ci aspettano. Il Sud deve ripartire da loro, con loro. Dopo. Gli studenti sono tanto... Conte ha poi raggiunto la cooperativa Lai per un incontro riservato. Dopo il pranzo con i soci del centro, con menù a base di prodotti tipici, Conte è ripartito alla volta di Campobasso per firmare il contratto istituzionale di sviluppo in prefettura. L'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ha espresso soddisfazione per la risposta del Molise rispetto alla proposta del governo centrale. La risposta delle comunità del Molise è stata straordinaria. Oggi il Presidente del Consiglio avvierà i primi 153 interventi che utilizzeranno i 220 milioni che qualche mese fa il CIPE ha stanziato e che inizieranno a essere realizzati subito. Confidiamo nel futuro prossimo di poter aggiungere un altro gruppo di interventi realizzabili e confidiamo soprattutto di tenere gli stessi tempi nella realizzazione che siamo stati capaci di gestire nella fase di preparazione del contratto istituzionale che oggi viene firmato. Quali i riverberi anche sotto il profilo occupazionale per questo territorio? Il Molise ha bisogno, come è chiaro a tutti, di un piano straordinario di sviluppo. Il contratto istituzionale ha questa finalità. Se lo sviluppo non passa anche per nuova, buona e stabile occupazione, è uno sviluppo monco, è uno sviluppo zoppo.
E quindi il principale obiettivo nell'attivazione di questi interventi è avere cura dell'incremento dell'occupazione, soprattutto giovanile, che in questa regione serve. Ci sarà anche una seconda fase per gli scontenti? Ma guardate, il sud è un posto in cui a furia di essere scontenti non si fa nulla da qualche decennio. Oggi noi siamo contenti perché 153 interventi in pochi mesi sono stati pensati dagli amministratori del Molise e possono iniziare. Piano piano riusciremo a realizzarne anche degli altri, però intanto prendiamo atto di una cosa bella e in qualche misura straordinaria. Conte in questo momento è ancora a Isernia, ad attenderlo però a Campobasso ci sono tanti sindaci. Allora andiamo in prefettura, dove per noi c'è Valentina Ciarlante con il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Ci sono tanti sindaci contenti e qualche scontento. Immagino che Gravina faccia parte della prima categoria dei contenti, no Valentina? Eccoci Pierluigi, salutiamo e ben trovato al sindaco Gravina. Sicuramente è tra gli amministratori soddisfatti, anche perché in tempo di record il primo cittadino del capoluogo, praticamente subito dopo la sua elezione, ha buttato giù due progetti importantissimi per la città di Campobasso che hanno visto l'ok da parte del tavolo romano di Palazzo Chigi. Ne parliamo tra un attimo. Intanto alle mie spalle, Pierluigi, vedi i tanti amministratori. La prefettura ha organizzato due sale, qui verrà trasmessa su un teleschermo la conferenza che ci sarà nella sala delle cerimonie, dove il Premier Conte firmerà il contratto istituzionale di sviluppo. Ti devo dire che una prima impressione che ho è che non c'è stato quel forfè di tanti amministratori che era stato annunciato, no? Perché avevamo detto che c'è ancora, serpeggia un po' di malcontento tra i famosi sindaci esclusi. Abbiamo sentito alcuni dire che i progetti in realtà ora sono saliti a 153, non più i 66 iniziali, quindi magari anche questo avrà placato un po' gli animi di qualche amministratore. Quindi qui ci sono e c'è anche una trepidante attesa. Sindaco Gravina, parlavamo dei suoi progetti, cioè quelli della città di Campobasso, un progetto sulla mobilità molto importante, magari sinteticamente ce lo ricorda, e anche sulla viabilità. Noi ci siamo concentrati, lo diceva bene lei, in pochissimo tempo abbiamo ripreso un progetto datato, lo abbiamo ammodernato e riguarda il centro storico, la dotazione di un parcheggio importante a valle della collina Monforte e un sistema di mobilità che consentirà alle persone che avranno appunto sostato in quell'area di raggiungere tutto il centro storico, compreso il centro città ovviamente, con un trenino elettrico su monorotaia. L'altro progetto invece di importo minore è quello di ricollegare la frazione di Santo Stefano alla Fondovalle Rivolo, diciamo così, per limitare quella che era la marginalizzazione di quel territorio che, sapete, è Campobasso, ma si trova a 6-7 km da Campobasso, quindi come se fosse un paese a sé. Pierluigi, tra poco un aneddoto che riguarda il sindaco Gravina e il Premier Conte. Prima però le volevo dire, un progetto molto avvenieristico questo della mobilità. Si era parlato inizialmente di una funicolare, però non è corretto definirla così, cioè cosa verrà realizzato nel centro di Campobasso? Allora, il concetto è che per funicolare, se per funicolare intendiamo un treno appunto elettrico su monorotaia che appunto viene trainato da una fune, è corretto. C'è stata un po' di confusione perché in questa parte del progetto era prevista anche una funivia che possa permettere di raggiungere la collina nella parte nell'apice, quindi al Castello Monforte. Quella parte di progetto è stata per il momento accantonata vista l'esiguità delle risorse, perché considerate che il progetto nella sua dotazione iniziale varrebbe circa 27 milioni di euro. Abbiamo fatto uno sforzo, in poco tempo siamo riusciti a ridurre quell'importo e poi valuteremo più avanti se riusciremo a implementare con altre risorse, anche con l'apporto eventualmente di un privato. La cosa importante però è che togliamo dall'isolamento la collina Monforte e la dotiamo appunto di un parcheggio. Tempi di realizzazione? Beh, i tempi, considerate che è un progetto, lo dico non tanto per me ma per i campobassani, è un progetto coraggioso perché prevederà dei tempi lunghi, partiranno le indagini geologiche non appena riusciremo ad aumentare la fase progettuale ad una fase esecutiva, ma temo, ai noi, che l'arco di questa consigliatura verrà interessato quasi per intero.
Ok, Pierluigi, ti dicevo dell'aneddoto perché inizialmente, quando insomma sappiamo che la visita di Conte è stata organizzata in pochissimo tempo, siamo anche in ritardo sulla tabella di marcia, e che Conte ha deciso poi di andare a pranzare con la cooperativa Lai, con i ragazzi della cooperativa, però inizialmente dovevate pranzare insieme, Sindaco. C'era un'idea di questo tipo, però mi riprometto di non parlare mai più con una giornalista prima di una intervista, perché mi rendo conto che poi diventa notizia, no? Però c'era questa idea. Un aneddoto simpatico, carino. Grazie, sì, assolutamente. Comunque è la prima volta che lei accoglie Conte da sindaco. Sì, infatti questa è la novità rispetto a... In precedenza sono stato io accolto dal Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, adesso ho il piacere nel Palazzo del Governo di accogliere. Però un dettaglio sulla telefonata che avete avuto... Per definire questo pranzo, magari ce lo può dire. No, sarebbe falso, non ho parlato direttamente con il Presidente, ma con persone a lui vicine. Va bene, bene. Grazie al Sindaco Gravina. Pierluigi, ci vediamo tra poco con altri interventi. Benissimo, grazie a Roberto Gravina, grazie a Valentina Ciarlante. Torneremo a breve in prefettura a Campobasso. Inizialmente l'incontro era previsto alle 14.30, slitterà di una mezz'oretta, ma questa è una previsione del tutto personale. A Isernia, successo per Conte, che piace alla gente perché è un premier pacato e anche per aver dimostrato di avere delle capacità. Allora sentiamo Nicola De Santis. Diceva prima dei tanti cittadini che hanno accolto il premier Conte a Isernia con entusiasmo e partecipazione. L'avvocato di Volturara piace alla gente, soprattutto per la sua pacatezza e moderazione. Ed in lui l'opinione pubblica affida le speranze per un futuro migliore. Ovviamente vediamo Conte cosa ci dice, un grande presidente. Mi piaceva di più prima comunque. Quindi preferisce il Conte 1 al Conte 2? Certo, decisamente. Perché? Il governo giallo-verde era il migliore. Giallorosso va giù. Se lo deve far piacere per forza. Sì, giustamente è così, alle elezioni non andiamo, non possiamo andare, e aspettiamo tempi migliori. Lei crede in Conte? Sì, sì, perché hanno salvato, diciamo, questo nuovo governo, ci hanno levato da una grossa crisi, se andavamo alle elezioni anticipate, l'Italia non si può permettere di affrontare altre spese. E poi ha fatto una crisi da bambino, Salvini per me è un bambino, perché lui stava al governo, perché se n'è andato? Perché non ha spiegato tutti i motivi in Parlamento perché se n'è andato? È un capriccioso, per me ha fatto i capricci, punto e basta. Io credo in solamente che voglio dire, però mandateli non, cioè, voglio solo dire da Molisano e De Sernini che questa regione non ha motivo di esistere, punto, perché siamo mal governati. Le piace come Presidente del Consiglio? Come Presidente, come tutto. Bravissimo. Se dovesse avere modo di incontrarlo, cosa dirà Conte stamattina? Gli farei un mondo di auguri, se potrei, un mondo di auguri. Bravissimo, guarda, bravo. Grazie a lei. Diciamo che sembra una persona a posto, però tutto da vedere. Lei è qui per curiosità più che altro? E per fare qualche foto. Vediamo Conte, lo vogliamo vedere e vogliamo vedere che dice. Ma le piace come Presidente del Consiglio? Ma a dire la verità non è che mi piace molto, perché vorrei che anziché i soldi vanno... in Alta Italia, vanno nel Torino, vanno a Torino, vanno a fare le super strade alte, e qui nel Molise non arriva mai niente. Tanto più attenzione per il Mezzogiorno. Vorrei più attenzione nel piccolo Molise, perché il Molise è piccolo e l'hanno abbandonato. Ecco quello che la mia idea. Beh, questa mattina credo sia doveroso intervenire con la presenza. Noi, tutti i cittadini di Isernia e delle organizzazioni sindacali di cui io faccio parte, della UIL Pensionato, credo che questa visita del Presidente Conte sia una visita molto sentita a Isernia. Vediamo un poco quanta gente, spero proprio che intervenga tanta gente. Senta, un personaggio positivo per lei Conte? Credo proprio di sì, se non altro per la sua esperienza, per la sua cultura, per il suo modo di porsi ai cittadini italiani. Ne avevano bisogno di una persona così colta e con un linguaggio così bello, che non esprime odio come è stato fatto in questi mesi scorsi.
E allora questa è l'opinione degli isernini sul Premier Conte, che è ancora a Isernia. Noi torniamo però in prefettura a Campobasso, perché in compagnia di Valentina Ciarlante c'è la segretaria della UIL, Tecla Boccardo. E allora subito una domanda per Boccardo. Valentina, gliela giri ovviamente tu. Il CIS è una goccia nel mare dei problemi del Molise, che può comunque contribuire a risolvere, a risollevare, seppur poco, il Molise? Allora, innanzitutto ben trovata Tecla Boccardo. C'è subito una domanda per lei dal direttore Pierluigi Boragine. Questo CIS è soltanto una goccia nel mare rispetto a tutti i problemi che ci sono in Molise, oppure può servire a dare la scossa? Lei come la vede? Può servire a dare un primo impulso. Io mi sono spesa personalmente a dicembre col presidente Conte, finalmente questa cosa è arrivata, 220 milioni di euro per un territorio non sono pochi, ma questi vanno integrati e vanno sostenuti anche da una visione globale complessiva che la regione deve mettere in atto, e quindi guardando ad una progettazione strategica del territorio. Pierluigi, bisogna dare atto alla segretaria Boccardo, e lo abbiamo anche rivelato già pubblicamente, lei la sera di Natale era in compagnia del Premier Conte e lì iniziò a spingere perché, insomma, lui si occupasse di Molise, perché ci fosse uno strumento importante. È così? Sì, è così. Il Presidente aveva promesso questo strumento e questa promessa l'ha mantenuta. Sicuramente ci saranno altre attenzioni del Premier Conte rispetto alla Regione Molise. Senta, con le altre sigle sindacali ultimamente state pressando molto il governo regionale. Com'è la situazione allo stato attuale? C'è stato qualche passo in avanti nel rapporto che c'è tra voi e anche nella risoluzione delle tante vertenze che avete spesso enunciato? Purtroppo la delusione è tanta, serve un piano strategico, un piano industriale, un piano fiscale, un piano di rilancio della regione, perché così com'è il modello regionale non può sostenere il percorso futuro e così la regione non può reggere. Quindi è necessario davvero rimboccarsi le maniche e lavorare seriamente. Oggi cogliamo l'occasione positiva di 220 milioni di euro che a breve termine potranno dare un risultato positivo, ma è necessario riprogrammare la regione anche in prospettiva futura, perché altrimenti questa regione potrebbe non esistere più. E quindi una nuova pungolatura da parte di Tecla Boccardo. Pierluigi, se hai un'altra domanda per la Valentina, della UIL. Voglio solo informarti sulla tempistica, perché qualche minuto fa Conte ha salutato gli studenti all'auditorium e si è recato nella sede della cooperativa LAI, che è di fronte l'auditorium a Isernia, quindi adesso assaggerà qualche piatto tipico isernino. Tu avevi qualche informazione a tal proposito. Cosa mangerà Conte con i ragazzi della LAI? Sì, in realtà quando ho sentito il presidente della cooperativa LAI, Nino Santoro, non ha voluto rivelarmi i dettagli del menù, perché è assolutamente top secret, così come sarà privata per espressa volontà di Conte la visita alla cooperativa LAI e anche il momento del pranzo. Però, come dicevamo in precedenza, i ragazzi hanno un orto, da qualche anno coltivano questo terreno e quindi Conte mangerà piatti a base di prodotti tipici e di stagione, quindi sicuramente ci sarà una pasta fatta in casa con patate, poi mi dicevano anche con condimenti con delle noci, e poi non potrà mancare la cipolla di Isernia, Pierluigi. Quindi queste le anticipazioni sul menù che degusterà il Presidente del Consiglio dei Ministri, una scelta insomma ad hoc. Sono le eccellenze del Molise, che in questo momento sono solo delle eccezioni, e le eccezioni, le qualità di questo territorio devono diventare le eccellenze per attrarre in questo territorio. Senti Valentina, allora ringrazio Tecla Boccardo. Sì, aspetta, una curiosità alla Boccardo, una digressione più che altro sulla sanità, notizia di queste allora, ore. Aspetta che le passo. No, non ti preoccupare, glielo puoi l'auricolare così. No, va bene, puoi girare la tua
la domanda. Dicevo, una digressione sulla sanità. Notizia di queste ore, tu l'hai dato ieri nel TG delle 19.30, il Molise ha superato, ha migliorato il suo livello dei LEA e Toma invoca la fine del commissariamento. Ecco, vorrei sapere dalla segretaria della UIL cosa pensa di questo risultato che ha ottenuto il Molise e del fatto che il Molise debba in qualche maniera superare il commissariamento e che la politica torni ad essere gestita, la sanità torni ad essere gestita dalla politica. Allora, parliamo di sanità, di commissariamento. Ieri il governatore Toma ha reso noti i risultati della griglia sui LEA per il 2018, un risultato migliorativo rispetto a quello del 2017 che va oltre i parametri stabiliti dalla legge. Toma ha invocato per l'ennesima volta, questa volta l'ha fatto formalmente con una lettera al Premier Conte e ai ministri competenti, la fine del commissariamento, quindi la revoca dell'incarico a Giustini e Grossi. Un suo commento su questo: è davvero ora che finisca la fase del commissariamento per la sanità molisana? La politica dei numeri e la politica dei tagli, non è la politica dei bisogni, non è la politica delle necessità del territorio, per cui bisognerebbe sì evitare di continuare ad andare avanti con un commissariamento che negli ultimi 10 anni non ha prodotto un miglioramento in termini economici, ma ha prodotto un miglioramento probabilmente soltanto così di distruzione di quel poco che c'era sul territorio. Dovremmo potenziare la sanità, riorganizzarla e migliorarla. Purtroppo in 10 anni di commissariamento questo non è avvenuto, quindi la soluzione probabilmente non è quella, però bisognerebbe azzerare i debiti, evitare che se ne facciano altri, evitare tutti quelli che sono gli sprechi che purtroppo nella sanità pubblica ci sono stati e che continuano ad esserci. Andrebbero tagliati gli sprechi. Quindi è meglio che la sanità venga gestita dalla politica, che si ritorni a questo? Beh, deve essere gestita da coloro che sono in grado di gestirla. Anche la politica non ha dimostrato in questi anni in Molise di essere stata all'altezza del ruolo che gli è stato affidato, anche perché spesso i presidenti e i commissari coincidevano con la stessa persona, per cui non è che è stato affidato a commissari che venivano chissà da dove. È solo un anno che c'è stato un commissario esterno, ma sappiamo bene che non ha funzionato. Evidentemente non bisogna più utilizzare la sanità come bacino di voti e di clientele, ma bisogna utilizzare la sanità come elemento necessario per offrire le cure. Alle persone non interessano chi gestisce la sanità, interessa ricevere le cure, e in questo territorio purtroppo le cure, anche se abbiamo raggiunto i LEA che sono proprio minimi, le cure purtroppo non vengono assicurate a tutti nella stessa misura, e credo che la Costituzione invece richieda di garantire a tutti i cittadini, ovunque essi si trovano, le stesse cure ovunque. Quindi concetti chiari, dritti al punto da parte di Tecla Boccardo. Non c'è da esultare per questi risultati, ma anzi mettere in campo. C'è ancora tanto da fare. Allora Valentina, grazie, grazie, ringrazio Tecla Boccardo. Noi andiamo avanti, grazie, ci collegheremo a Tecla Boccardo. Ci collegheremo ovviamente con te più avanti nel corso del telegiornale e parleremo di livelli essenziali di assistenza, probabilmente proprio con il governatore del Molise Donato Toma, che raggiungerà la postazione in prefettura dove c'è per noi Valentina Ciarlante. Continuiamo a parlare dei provvedimenti del Premier Conte, perché due provvedimenti simbolo dell'ex governo, quello giallo-verde, sono stati il reddito di cittadinanza e quota 100. Ebbene, il Molise è nella media, il sussidio mette in rilievo le sacche di difficoltà, lo ha detto questa mattina a Campobasso il presidente nazionale dell'INPS Pasquale Tridico, che è intervenuto a Campobasso per la firma di un protocollo tra l'INPS e l'ANCI, firma del protocollo seguita per noi da Rita Iacobucci. Sentiamo il contributo. Mentre Stato e imprese sembrano ritirarsi dalle aree svantaggiate perché non ci sono risorse, non ci sono utenti a sufficienza, l'INPS insieme all'ANCI in Molise fa il percorso inverso. L'istituto torna sul territorio col protocollo siglato insieme all'Associazione dei Comuni e presentato nella sede regionale alla presenza del presidente Pasquale Tridico. Una scommessa che rientra in un quadro più ampio di cambiamento per l'Istituto Nazionale di Previdenza, ha spiegato il direttore Elio Rivezzi, tracciando un bilancio entusiasmante dei suoi 3 anni in Molise, anni in
cui INPS e cittadini si sono avvicinati molto. Una delle pubbliche amministrazioni più importanti del paese e nella vita delle persone, quindi scende sul territorio offrendo consulenza e informazione a pensionati, beneficiari di sussidi, imprenditori. In questo modo, ha sottolineato il consigliere dell'ANCI Gigi Nodangelo, contribuiamo a costruire la speranza che anche in zone carenti di servizi si possa restare a vivere e lavorare. È un progetto ancora più ampio che prevede la partecipazione dell'istituto insieme a comuni, associazioni come ANCI oggi per dare servizi, per dare consulenza anche in quei territori dove l'istituto fa fatica ad arrivare in modo stabile, con delle strutture stabili, attraverso unità mobili. INPS per tutti è un progetto che su scala nazionale coinvolge le più grandi città del paese proprio per aiutare chi è in maggiore difficoltà. In altre regioni dove ci sono altri contesti, altre problematicità, gli accordi con i comuni possono sopperire a una mancanza di servizi, di trasporti, di strutture che rendono a volte difficile il collegamento tra la cittadinanza e le istituzioni. Mi riferisco ad esempio a persone anziane che magari sono soggette al problema del digital divide, oppure contesti socio-economici che rendono difficile il trasporto, la invalidità delle persone. Ecco, in questo modo noi andiamo dalle persone. Il presidente dell'INPS ha poi fatto il punto sul reddito di cittadinanza e quota 100 sui numeri in Molise. 9.000 le domande di reddito presentate, oltre 5.700 quelle accolte. I pensionati con quota 100 al 30 settembre invece sono 1.431. Nell'intera regione sono oltre 5.000 le domande di reddito di cittadinanza accolte, quindi vuol dire circa 15.000 persone interessate. Questo individua anche una certa sofferenza nel contesto socio-economico più fragile, dei livelli di povertà o di disoccupazione più marcati, come del resto purtroppo si evidenziano anche nelle altre regioni del sud. Roma, Napoli, Milano, Bologna. Il consigliere regionale Michela Fanelli, consigliere regionale del Partito Democratico, ha presentato una proposta di legge per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare, la persona che presta volontariamente cura ed assistenza. La PDL mira a far dotare la Regione di una normativa per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare, indicando anche le conseguenti linee attuative. La proposta di legge definisce il caregiver familiare come la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di una persona cara, consenziente, in condizioni di non autosufficienza, e propone delle forme di sostegno. L'articolo 7 della PDL inoltre istituisce il Caregiver Day quale mezzo per sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare. Parliamo ora del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina. Sulla vicenda è intervenuto l'ex sindaco Angelo Sbrocca, che dice no alla delocalizzazione e sì invece alla copertura dei binari. Domani invece toccherà al sindaco Roberti, che ha indetto una conferenza stampa. Giovanni Cannarsa. Nessuna delocalizzazione della stazione di Termoli e quindi nessun scalo unico con Campomarino a Pantano Basso. Queste le ultime notizie arrivate da Roma dall'ultima conferenza di servizi con Rete Ferroviaria Italiana di due giorni fa. I gruppi consigliari di centrosinistra della città adriatica tirano adesso un sospiro di sollievo, sostenendo che spostare la stazione dal centro sarebbe stata pura follia. Crediamo in la costituzione del nodo Termoli, che prevede una serie di opere, alcune importantissime per la città, come la delocalizzazione della stazione sottostazione elettrica di Parco Sant'Alfonso, per sintetizzare, la cessione di alcune aree di risulta al comune di Termoli per fare una ciclopedonale che vada verso il mare e da altre cose. E da un'altra parte l'interramento della linea ferrata, non della stazione ma della linea ferrata, nella parte cittadina di Termoli. Questo avrebbe un duplice vantaggio. Da una parte quella della, ovviamente, sanare quella frattura che esiste da tanti anni fra due città di Termoli, quella al di là di Viale Trieste e quella verso il centro, con questa
linea divisoria della strada ferrata. Quindi sanare questo e fare un'unica città dal punto di vista urbanistico e territoriale. Dall'altra parte ovviare, e credo che sia una delle poche soluzioni fattibili rispetto a quelle che sono le barriere antirumore a cui noi ci opponiamo, ma fare l'interramento di questa linea ferrata ha un valore anche ambientale ed ecoambientale. Il consigliere del PD Angelo Sbrocca rivolge anche un invito al sindaco Francesco Roberti. Quest'ultimo per domani ha annunciato una conferenza stampa per fare chiarezza sull'intera vicenda che riguarda il raddoppio ferroviario della Termoli-Lesina. Il nostro appello è che l'attuale amministrazione non perda tempo con delle delocalizzazioni improbabili, come ha evidenziato anche RFI. La notizia di ieri è che ha respinto questa proposta che io definisco improbabile, quindi la fine di un incubo della delocalizzazione e l'inizio invece di un percorso di buonsenso sereno con ovviamente RFI, con le altre società del gruppo e col Ministero delle Infrastrutture per poter fare l'interramento della stazione. La cronaca, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, unitamente all'arma territoriale, nel corso dei servizi straordinari anticaporalato disposti in ambito nazionale, hanno denunciato il titolare di una società che opera nel settore dell'edilizia in provincia di Isernia per le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il titolare della ditta, nell'esecuzione di alcuni lavori, aveva omesso di circondare le aperture lasciate in alcuni solai e nella piattaforma di lavoro con parapetti tali da evitare possibili incidenti. È stato deferito all'autorità giudiziaria e dovrà pagare una multa di 2.500 euro. Torniamo sulla costa, perché Eni ed Edison dovranno pagare al comune di Petacciato 23 milioni di euro per le piattaforme petrolifere che insistono nel mare Adriatico, nel mare molisano. Il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, ha convocato la stampa ed ha parlato della vicenda. Lo ha intervistato per noi Giovanni Cannarsa. Sentiamo. Un primo round che potrebbe valere bene 23 milioni di euro, una somma di denaro considerevole che per volere della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso oggi Edison ed Eni devono al comune di Petacciato per la presenza delle tre piattaforme che si trovano al largo della costa molisana in località Rospomare e per la nave galleggiante delle due compagnie petrolifere. Una grande vittoria arrivata nei giorni scorsi, anche se, come ha ribadito il sindaco Roberto Di Pardo, richiamandosi al famoso detto del grande allenatore Giovanni Trapattoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, nel senso che la vittoria è certa, ma in fin dei conti si tratta solamente di un primo grado e passeranno diversi anni prima che si pronunci il Consiglio di Stato, al quale certamente Edison ed Eni si rivolgeranno, se anche il secondo grado di giudizio al quale si appelleranno dovesse dare loro esito negativo. La sentenza è arrivata nei giorni scorsi, mettendo fine anche ad un contenzioso di territorialità, in quanto prima di Petacciato era stato il comune di Termoli ad avanzare delle pretese. Ma proprio quando al centro rivierasco è stato dato torto, si è capito che le piattaforme di Rospomare sussistevano in territorio di Petacciato. Dopo aver inviato una lunga nota alla stampa nella quale si annunciava la vittoria con dovizia di particolari, il primo cittadino Roberto Di Pardo, in compagnia del vice sindaco Antonio Di Pardo e degli assessori Nicola Del Re, Federica Capodaglio e dell'avvocato Stefano Labbate, ha incontrato la stampa per illustrare quanto accaduto. Diciamo che è una vittoria provvisoria e parziale, perché una sentenza di commissione tributaria provinciale soggetta a impugnazione, quindi in appello davanti alla commissione tributaria regionale. Diciamo che la sentenza della commissione tributaria provinciale di Campobasso ha riconosciuto le nostre ragioni difensive avverso i ricorsi proposti tempestivamente sia dall'Eni che dall'Edison, diciamo giudicando legittimi motivi di accertamento, per cui alla fine, insomma, per farla breve, ha diciamo dichiarato l'assoggettamento a tassazione dei tre rospi più la nave galleggiante, e avendoli considerato come unico complesso produttivo che ricadeva prevalentemente sul mare antistante al territorio di Comuni Petacciato, ha di conseguenza stabilito l'assoggettamento a tassazione e quindi la debenza dell'IMU e della TASI per gli anni dal 12 al 2017 in favore del Comune di Petacciato.
Il primo cittadino invece ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato a questo storico risultato. Ci incontreremo con l'avvocato per cercare di tracciare quelle che sono le linee. Sicuramente non verranno decise oggi. Come vi diceva l'avvocato durante la conferenza stampa, potremmo mettere in esecuzione la sentenza. È una strada. Cioè significa andare a pignorare quelle somme nei conti correnti di Eni Edison. Oppure aspettare una loro mossa. E credo che probabilmente si andrà in questa direzione anche... per quello che sono state le esperienze dei comuni riveraschi che si sono trovati nelle nostre stesse condizioni in passato. Certamente i tributari vengono fatti dal comune nel quotidiano. Questo non è un accertamento tributario fatto d'ufficio, non è un immobile censito al catasto che non ha pagato il tributo, è diverso, c'è stata una volontà politica, tant'è che è stato ordinato di giunta al ragioniere di farlo, all'ufficio ragioniere, e di avvalersi poi della consulenza di un legale, perché come vi diceva l'avvocato Labbate non si trova la rendita catastale, quindi ci sono da fare dei calcoli, avere dei valori che noi abbiamo chiesto in prima istanza a Eni Edison, che chiaramente loro omettono di darti. Ci siamo avvalsi appunto della consulenza dell'avvocato Labbate con ottimi risultati. Torniamo da Valentina Cerlante in prefettura a Campobasso, torniamo ad occuparci di sanità, lo facciamo con il presidente della regione Donato Toma. Buon pomeriggio presidente, allora c'è questo risultato importante da commentare, la prima domanda che le faccio è questa, come si è raggiunto questo traguardo? Allora, siamo in diretta, ben trovato al governatore Donato Toma, un buon pomeriggio anche da Pierluigi che le chiede subito per quanto riguarda la sanità, come si è arrivati al dato dei LEA, lei ieri ha reso noto questo miglioramento della quota 2018 rispetto all'anno precedente. Buongiorno, buon pomeriggio direttore, rispondo molto volentieri e con un sorriso il migliore che posso spolverare oggi, ecco. Abbiamo una quota dei LEA 180 che è un ottimo risultato per il Molise, sempre in progressione, sempre in salita. Abbiamo fatto questo risultato con un lavoro di squadra della ASREM, Regione Molise, e tutti i collaboratori del direttore generale e i miei collaboratori della direzione sanitaria. Devo dire che il risultato riguarda anche il periodo in cui i commissari non c'erano, per cui è il 2018. Noi non abbiamo bisogno del commissariamento. Senta, a tal proposito, lei ha scritto una lettera a Conte, però pochi minuti fa lo ha visto. Ci può dire se per caso, anche se insomma i momenti erano concitati, c'era molta fretta, è riuscito a parlare col presidente, a dirgli che è ora di dire basta al commissariamento, cioè la sua posizione espressa formalmente con una lettera? In realtà io non penso che il Presidente abbia avuto ancora l'occasione di vederla, perché l'ho scritta appena ieri. L'ho anticipata però al Ministro Boccia, che è il Ministro delle Autonomie Locali, con il quale sono stato ieri in conferenza Stato-Regioni. Ieri ho presieduto, ho avuto l'onore di presiedere, come Molise, la conferenza delle Regioni. Boccia cosa le ha detto? Mi ha detto che esaminerà la questione, che la guarderà, anche lui non aveva avuto il tempo di vederla. Tra l'altro ho parlato anche con i tecnici del MEF, questi famigerati tecnici del MEF, sottoponendo loro che c'erano ormai le condizioni perché il Molise uscisse dal commissariamento. Senta, per quanto riguarda il CIS, poi Pierluigi magari ci tieni aggiornati anche sui tempi, perché vedo che qui inizia a esserci un po' più di rumore, fermento, sì. Non so come siamo messi con i tempi, Presidente, il CIS non più 66 progetti, 153, lo ha annunciato l'AD di Invitalia Arcuri, che segnale è il Molise, cosa può ottenere davvero da questo contratto? Beh, sono risorse e noi prendiamo ciò che arriva. Chiaramente chiederemo ciò che ci serve, se lo ricordi, prendiamo ciò che arriva, chiederemo ciò che ci serve. Oggi è un giorno di festa perché ci sono dei comuni, dei sindaci che firmeranno il contratto, chiaramente il mio pensiero oggi non va a coloro i quali firmeranno, ma va a coloro i quali non hanno firmato, sperando, lavoreremo per questo, che i loro progetti non rimangano nel cassetto, anzi che siano finanziati e portati avanti. Oggi è un giorno di festa, Pierluigi, però ricordiamo anche che c'è stata un po' una mini polemica al di là dei sindaci scontenti, magari forse come regione è stato detto rivendicavate anche più un ruolo di coordinamento per questo CIS, perché è stato detto anche in consiglio regionale.
Beh sì, in realtà il ruolo di coordinamento l'ho rivendicato io sin dall'inizio, in parte mi è stato dato, però devo dire che la stessa maggioranza che è al governo, io ce l'ho in opposizione in consiglio regionale, ha rivendicato un ruolo maggiore per la regione, quindi se parlano fra di loro e mi fanno sapere io sono a disposizione. Un'ultima Valentina. Cosa da parte Pia, poi Pierluigi sicuramente avrà qualche curiosità, una domanda politica, visto che è freschissima la destituzione da coordinatore della Lega dell'assessore Mazzuto, lei si è già espresso su questo, Salvini ha detto che Mazzuto resta assessore Mazzuto pur non avendo più questo incarico nel partito, che ci dice? Allora Mazzuto non è stato destituito, è un brutto termine, è stato sostituito. E io sapevo già che Mazzuto, ma non solo lui, che i governatori del Sud avrebbero, o meglio che i coordinatori del Sud sarebbero stati tutti sostituiti. Non decide Salvini se resta in giunta o no Mazzuto, decide il governatore. Il governatore oggi non ha motivo per sostituire Mazzuto. La giunta rimane così com'è, chiaramente è tutto in divenire. La politica è in divenire, io uso una frase. Il futuro che cosa ci riserva? Che dovremmo prima o poi tutti morire. Pierluigi dallo studio per il Presidente. Io insisto Valentina sull'argomento perché giustamente ci ricordava il Presidente Mazzuto è stato sostituito, tu gli hai chiesto se lui lo sostituirà, nell'immediato no, ecco, però un po' più in generale, non solo su Mazzuto ma anche sugli altri, sono previste delle sostituzioni nella giunta, perché è nelle cose insomma cambiarla poi nel corso della legislatura. Allora Presidente, Pierluigi da grande esperto di sport ha mutuato il suo termine della sostituzione, quindi insiste su questo punto e le chiede, all'orizzonte c'è la sostituzione non solo di Mazzuto ma magari anche di altri assessori? Del resto lei in tempi non sospetti ha parlato di tagliando della giunta, quando arriva il momento del tagliando Presidente? L'anno scorso l'ho fatto a gennaio prima della Befana, quest'anno lo faremo, vedremo appena dopo la Befana. Appena dopo la Befana, ma dobbiamo aspettarci qualche scossone, qualche colpo di scena, magari l'inserimento di una quota rosa, Presidente, ci anticipi qualcosa? Guardi, io valuto le quote rosa in relazione all'intelligenza che le signore sanno esprimere e le dico che nel mio staff ci sono diverse signore con un'intelligenza davvero encomiabile. Io sono contrario alle quote rosa, io sono per la valutazione delle persone per quello che riescono ad esprimere. Quindi magari anche una giunta tutta femminile, Presidente? Potrebbe essere. Pierluigi, bene, grazie. Valentina, ringrazio il Presidente Donato Toma, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie anche a te, certo, noi andiamo grazie avanti. Grazie al Presidente per essere stato con noi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, intanto Conte starebbe per avviarsi da Isernia e dunque nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, dovrebbe raggiungere Campobasso. Lo farà in elicottero, atterrerà ai carabinieri qui a Campobasso. Ora vi proponiamo un servizio di Cristina Niro che riporta delle frasi dell'attore Robert De Niro. De Niro senza freni e dice o io o Trump, sto pensando di tornare a Ferrazzano. Sentiamo Cristina Niro. La sua antipatia nei confronti del Presidente degli Stati Uniti non è un mistero, né l'attore italo-americano Robert De Niro ha mai fatto grandi sforzi per celarla o mascherarla. Ogni intervista ha rappresentato l'occasione per l'attore di confessare il proprio disagio personale rispetto alla figura di Donald Trump, fino ad ipotizzare un suo rientro in Italia dalle parti di Campobasso, ha detto, pur di fare a meno della presenza del Presidente degli Stati Uniti. Scusate, si legge in una delle interviste riportate dal Globalist. Non è che sono ossessionato dalla politica, ma questo idiota proprio non riesco a digerirlo. È una disgrazia, è un danno per il nostro paese. In teoria Robert De Niro si è espresso in tal senso in occasione dell'evento culturale a Manhattan, dove si è recato per presentare il libro dedicato alla memoria del padre pittore. Già 3 anni fa, in un video diventato virale, aveva attaccato a testa bassa il neopresidente degli Stati Uniti. È così stupido, aveva detto pubblicamente, non paga le tasse ed è un disastro nazionale. Mi fa arrabbiare il fatto che questo paese sia arrivato al punto di consentirgli di arrivare sin qui,
diceva De Niro, ma un mese dopo quel video, in piena campagna presidenziale, Donald Trump è diventato presidente spuntandola su Hillary Clinton. Prenderlo a pugni non posso, il presidente, disse poi, ospite dello show di Jimmy Kimmel. Fu in quell'occasione che la chiacchierata virò sull'Italia, perché anche Kimmel ha origini italiane, visto che i suoi nonni sono arrivati negli Stati Uniti da Ischia. Ma al riguardo De Niro replica a stretto giro al conduttore e confessa: la mia famiglia è di Ferrazzano, dalle parti di Campobasso. Ho la cittadinanza italiana? Sì, e probabilmente dovrò trasferirmi lì. E allora torniamo da Valentina Ciarlante per l'ultimo collegamento, per parlare ancora di CIS, perché con la collega Valentina dovrebbe esserci il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. Il progetto del comune di Venafro è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Dico bene, Valentina, chiedi al sindaco allora, insomma, se immagino è soddisfatto. Dici bene Pierluigi, ben trovato ad Alfredo Ricci, sindaco di Venafro e da poco anche presidente della provincia di Isernia. Dicevamo con Pierluigi dallo studio che inizialmente c'era stato un po' di malumore, perché il progetto sul centro storico, sulla riqualificazione del centro storico di Venafro era stato, non era stato approvato. Poi c'è stato questo colpo di scena ed è rientrato tra quelli approvati, giusto sindaco? Ma io non so se un colpo di scena, io credo semplicemente che quando si ha fiducia in uno strumento, questa fiducia poi qualche volta viene anche ripagata. Io ho sempre creduto, dal primo giorno che abbiamo tenuto questa riunione a febbraio col presidente Conte qui a Campobasso, che il CIS avrebbe avuto una certa logica di uno sviluppo sostenibile del territorio. Su questo filone ci siamo inseriti con il comune, predisponendo il progetto che riguarda la valorizzazione e il recupero del centro storico. Abbiamo presentato un progetto che, al di là delle varie fasi, oggi va in addirittura da... Ci ricorda qualche dettaglio sinteticamente, sindaco, di questo progetto? Un progetto che prevede il rifacimento della pavimentazione, dei sottoservizi, dell'arredo del centro storico, ovviamente di quelle parti del centro storico che sono a ridosso di quei beni, di quei monumenti maggiormente visitati. Ecco, in una logica di sviluppo turistico del territorio e quindi in piena logica CIS. Al volo, che possiamo dire sulla viabilità, sindaco? Anzi, questa è una domanda che le rivolgo nella sua qualità di presidente della provincia. Lei da subito si sta occupando del problema del viadotto Sente, quindi della viabilità in Alto Molise, ma diciamo che un po' in tutta la provincia, in realtà in tutto il Molise, c'è questa criticità. Cosa possiamo dire attraverso le nostre telecamere e cosa sta mettendo in campo? Ma in genere come provincia di Isernia scontiamo anni di ritardo legato al fatto che, come sappiamo, in prospettiva di smantellamento delle province erano state tagliate le risorse. Da un po' di tempo a questa parte, da un anno a questa parte, i trasferimenti hanno ricominciato ad arrivare, anche perché la provincia le funzioni le ha conservate, gli 860 chilometri di strade ci sono. Si stanno mettendo in piedi proprio in queste settimane interventi più o meno importanti. È chiaro, c'è una priorità che per me è anche un'emergenza, è quella dell'Alto Molise, della questione del viadotto Sente, ma stiamo lavorando su tanti altri filoni. C'è l'Averrino, per cui partirà l'appalto a breve, ci sono interventi sulla Valle del Volturno, interventi sulla zona di Bagnoli e Civitanova, ci sono insomma una serie di interventi che riguardano proprio le aree interne, che sono la priorità del mio mandato amministrativo. Scusa Pierluigi, voglio chiudere con una domanda al volo politica, non possiamo mandar via il sindaco. Certo. Senza una domanda politica, come abbiamo fatto col presidente Toma, dopo le polemiche che sono seguite alla sua elezione, polemiche che in realtà non hanno riguardato lei direttamente, no? Ma un po' i partiti, lo schieramento di centrodestra, era lui, non era lui il candidato del centrodestra, si è appianata la situazione, ora come sono i rapporti nella coalizione, le fratture sono state risanate? Ma io non so se ci sono state vere e proprie fratture. Poi per noi che siamo in provincia c'è stato un momento elettorale di confronto, forse con uno strascico un po' eccessivo, ma la cosa importante, e le rispondo facilmente, è che noi non teniamo riunioni di maggioranza con alcuni consiglieri lasciandone altri, ma le riunioni che io sto tenendo da quando sono presidente della provincia comprendono tutti e 10 consiglieri provinciali, perché dobbiamo essere una squadra che in maniera compatta guarda alle esigenze del territorio, e su questo io mi
sto trovando molto bene a lavorare con i consiglieri insieme al governo regionale, con cui abbiamo, è notorio, un dialogo e una disponibilità continui. Parole distensive. Per chiudere davvero, sindaco, presidente della provincia, il prossimo step sarà la presidenza della regione? Avvocato Ricci. Il prossimo step sono 4 anni di lavoro duro per il nostro territorio, ma lavoro gratificante, perché non c'è nulla di più bello che essere sindaco della propria città ed essere presidente della provincia, per poter in qualche modo essere a disposizione degli altri colleghi sindaci e quindi dei cittadini. E la cosa più bella, poter anche raccogliere i frutti del proprio lavoro amministrativo. Ci sono 4 anni di duro e intenso lavoro, questo è quello che io conosco e basta. Grazie. Bene, allora al sindaco Ricci, Pierluigi. Bravo e diplomatico, bravo e diplomatico il sindaco Ricci. Grazie al sindaco di Venafro, a Valentina Cerlante. Noi andiamo avanti perché abbiamo anche lo sport. Prima però un servizio importante, una diagnosi precoce. La Fondazione Giovanni Paolo II da sempre è attenta e attiva su questo fronte e propone presso il Poliambulatorio specialistico di Termoli in corso nazionale un percorso rivolto alle donne. 5 sedute in tutto, la prima oggi, la seconda domani, poi il 18, il 19 e il 26 ottobre, con gli specialisti che effettueranno una visita senologica e un'ecografia mammaria. La campagna è rivolta a tutti e la Fondazione fa sapere che ci sono posti disponibili per aderire all'iniziativa. Sentite. Volevo ricordarvi che la Fondazione Giovanni Paolo II, per il mese di ottobre, che è il mese della prevenzione senologica, si è impegnato in diverse sedute ambulatoriali che si terranno presso il poliambulatorio di Termoli, ad accogliere le donne che vorranno sottoporsi a una prevenzione per il tumore al seno e che verranno quindi sottoposte ad una visita senologica e un'ecografia mammaria, con una raccolta di tutti i dati anamnestici per poi stipulare insieme un percorso diagnostico e come proseguire il follow-up nel tempo. Vi aspettiamo numerose. La prevenzione è vita, ricordiamolo. E allora, oggi e domani al poliambulatorio di Termoli della Fondazione Giovanni Paolo II, ora il meteo, vediamo che tempo farà domani sulla... Queste le previsioni per sabato 12 ottobre. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Le temperature: Campobasso 8-19, Isernia 7-19, Termoli 15-20, Venafro 7-20. Bene, tutto per questa edizione, una edizione particolare. Avete sentito tanti contributi dalla prefettura di Campobasso, del resto è il giorno di Giuseppe Conte in Molise per la firma del CIS. Conte che sta per arrivare in questi momenti in prefettura a Campobasso. Ce ne occuperemo anche questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Cerlante. Bene, ora qualche istante di pubblicità, poi c'è lo sport. Lo sport, il calcio, parliamo del Campobasso che è in apprensione per Danilo Alessandro, il bomber è in forse per domenica. Intanto Cudini pensa di lasciare in panchina Musetti, di schierare dall'inizio Giampaolo. Vediamo il contributo. Lo schiero, non lo schiero, scelgo Musetti o Giampaolo. Mirko Cudini sfoglia la margherita per dare nuovi impulsi all'attacco rossoblù. Riccardo Musetti alle pile scariche, così l'allenatore del Campobasso starebbe pensando di lanciare nella mischia dal primo minuto Giampaolo, che ha un curriculum diverso dall'ex Parma, sicuramente meno nobile, ma in questo momento fornisce maggiori garanzie fisiche e tecniche. Riflessione che continuerà probabilmente nelle prossime ore fino alla rifinitura in programma domani mattina e che precede la partenza per Porto Sant'Elpidio, dove i lupi non possono sbagliare a non far
far dormire Cudini ci si è messo poi anche Danilo Alessandro, che durante l'allenamento ha rimediato una contusione che lo terrà in forze fino all'ultimo. Dall'ex Cesena tutti si aspettano quegli strappi e quei gol necessari per puntare in alto. Fino ad ora deluso, ma dai grandi giocatori, e lui è un top player per la categoria, bisogna aspettarsi di tutto. Potrebbe insomma risorgere da un momento all'altro e far esplodere una squadra che gioca e costruisce ma che non riesce a buttarla dentro. Porto Sant'Elpidio Campobasso sarà diretta da Niccolò Turrini della sezione di Firenze. I campionati minori, iniziamo dall'eccellenza, vediamo qual è il programma del weekend, lo vediamo con le nostre schermate, un solo anticipo, quello che si disputerà a Venafro tra la formazione locale Lacli Campobasso e Campo di Pietra, tutti gli altri match si disputeranno regolarmente domenica, parliamo della sesta giornata. Sesta giornata anche nel torneo di promozione, sono tre le gare che si giocheranno domani: Biccari Cliternina, Donche e Sagnone alla Fidelis e Termoli 2016 Ripalimosani. Tutte le altre gare si giocano invece domenica. Dal calcio al basket di Serie A2 femminile, vediamo il quadro completo con diversi anticipi al sabato, tra questi il match tra Magnolia Campobasso e Faenza che si disputerà al Palavazzieri con Palla 2 alle 18:30. E a proposito della Magnolia Campobasso contro Faenza, domani la Magnolia insegue il terzo successo consecutivo, sentite Vincenzo Ciccone. Andare a centrare il terzo successo consecutivo per continuare a mantenersi al vertice della graduatoria. La Magnolia Campobasso è pronta ad un'altra sfida per cuori forti sul parquet del Palavazzieri contro il Faenza. Le rossoblù, reduci dai due successi in altrettanti confronti, hanno avuto un avvicinamento piuttosto turbolento alla contesa, per via di alcuni malanni stagionali che hanno un po' complicato i piani, ma alla fine un po' tutte le giocatrici dovrebbero rispondere all'appello. Ha ripreso a lavorare appieno con le compagne anche l'italo-statunitense Camille Giardina, che però osserverà anche questo match alla tribuna, così come era stato all'esordio contro San Giovanni Valdarno. Tra le romagnole il principale spauracchio è l'area Simona Ballardini, vera e propria icona del basket nazionale, ma anche elementi come Soglia, Morsiani e Brunelli sono giocatrici da tenere particolarmente in considerazione. Da parte sua il coach del rossoblù Mimmo Sabatelli è determinato a far sì che siano i ritmi che imporranno le sue la chiave intorno a cui sarà impostata la contesa. Basket C Gold, seconda giornata, vediamo il quadro completo delle gare, l'unico anticipo è quello tra San Michele Maddaloni e Agropoli, tutte le altre gare si disputeranno domenica, compresi i match tra Bellizzi e Basket Venafro alle 19 a Salerno e Globo Isernia Catanzaro alle 18 al Palavazzieri di Campobasso. Futsal, partiamo con la Serie A2, terza giornata, vediamo il quadro completo delle gare che si disputeranno domani, tutte domani in campo alle 16, San Michele, Circolo, La Nebbia, Cus, Molise, terza giornata come vi dicevo. Trasferta pugliese per il Circolo, La Nebbia, Cus, Molise, domani pomeriggio il quintetto di Marco Sanginario sarà ospite di un San Michele ancora a secco di punti, mentre la formazione campobassana ha ottenuto due vittorie in altrettanti incontri. Quella di sabato, ha argomentato il team manager Delisio, sarà la gara più difficile del torneo, dobbiamo rimanere umili per affrontare il match al meglio. Ancora futsal, ma di Serie B, anche qui vediamo il quadro completo delle gare che si disputeranno domani. Seconda giornata, spicca il super derby tra la Chaminade e lo Sporting Venafro, Palla 2 alle 18 al Pala Selva Piana. Derby con finestra in diretta sulla pagina Facebook della divisione calcio a 5, quello in programma domani al Pala Selva Piana, come vi dicevo, per il torneo di Serie B di futsal tra Chaminade e Sporting Venafro, tutti a disposizione gli elementi in casa rossoblù, con Tavone che ha recuperato anche lo spagnolo Gancio sull'altro fronte, ex di giornata sono Carlo Labella e Leo Melfi, sappiamo che affronteremo una squadra forte che punta alla vittoria del campionato, non sarà una gara semplice ma l'impegno che metteremo sarà al massimo, affermato lo stesso Labella, capitano del Venafro, capitano dei bianconeri. Bene, tutto anche con l'informazione sportiva, grazie per aver scelto la nostra informazione, buon pomeriggio, arrivederci.